buongiorno. Intanto, siccome dal 1860 non è mai successo per questa città che 100 parlamentari si sono interessati a Caserta, né nel periodo del Regno d'Italia, né nel periodo fascista, né nel periodo repubblicano, è la prima volta e per la città di Caserta è un giorno storico. Per cui sempre il dovere, bravo, sempre il dovere come casertano di ringraziare a nome della città di Caserta il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, il movimento che dà testimonianza del fare, se ci vuole, serio. No? Ma hanno detto che è ritardo. Sono presente qui in nostra città. Ebbene avete fatto ad iniziare dalla UPA, no? Perché so che c'è una specie di battaglia chi è più disgraziato degli altri, no? E allora purtroppo il sito che avete alle vostre spalle siamo all'Uttaro, fa parte di un insieme di ben 4 discariche, e quella che avete alle vostre spalle è una discarica realizzata da Bertolaso, non so se ricordate questo nome, discarica realizzata sopra un altro sversatoio dove sono stati sversati 80.000 metri cubi di rifiuti industriali tossici e nocivi a 33 metri di profondità, cioè di scavo a 33 metri, dove a 27 metri è stata intercettata la falda freatica.